notte impotente, notte guerriera per altre vie, con una vita cerco le tue, cerco noi due, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Y será.
Forza.
ringrazio voi perché questo è il quarto anno di questa orchestra e anche quest'anno sono felice di vedere l'affetto di tante persone. Quest'anno ne abbiamo conosciute di nuove e sono felice di averle qui oggi. Mi auguro che il 2006 sia un anno bello come il 2005. Adesso i miei amici che hanno lavorato per l'orchestra vi daranno questo omaggio per ringraziare ancora una volta la vostra presenza qui a questa festa. È un omaggio fatto da Luigino, un nostro caro amico, che ha fatto confezionare noi daremo un omaggio a tutte le donne presenti e poi sapranno loro a chi darlo. C'è rappresentato un pagliaccetto che è il simbolo della nostra orchestra che 4 anni fa ha portato bene all'orchestra il re dei pagliacci. Allora adesso loro vi daranno questo omaggio come ringraziamento della vostra presenza e io voglio, senza dimenticare nessuno, ringraziare le compagnie che sono qua oggi. Perciò buon appetito, a tra poco, grazie ancora di cuore di essere presenti. Grazie. Che noi tutti amiamo e che vorremmo tutte le sere.
però tanti di voi vengono a trovarci e speriamo che sia così anche per quest'anno. Vi dedichiamo questa che è stata la colonna sonora di tanta gente nel 2005, la dedichiamo col cuore, da parte di Alberto, Beppe, Lara, Sara, Johnny, Federico e Gianni Baglioni. La compagnia che siete voi, grazie ancora di cuore. Altri impegni.
ha dei impegni, noi veniamo dopo, invece per te noi veniamo sempre e siamo sempre nel tuo cuore. Ti ho chiamata qua perché volevo dare un esempio di fedeltà che è la tua come amicizia, ma anche di una persona che per noi, a noi è molto cara. E sto parlando di tuo papà. Anche quando tu hai finito di cantare con noi, lui non ha mai smesso di seguire l'orchestra, perché vuole dimostrare che ci vuole bene, nonostante che tu non sia più con noi. Allora, lo chiami qua e a nome di Checco e di Beppe ti consegni questa targa, che è un piccolo omaggio per una persona... Questa è una bella cosa, perché vuol dire che ci si affeziona anche alle volte alle orchestre, in questa maniera qua. Grazie a lui. È un esempio così, perché è il papà di tutti noi, lui viene a trovarci, alle volte va anche in posti dove noi non siamo suonare e aspetta anche delle ore perché sbaglia posto delle volte. O come a Graffiti, che ne ho detto Arduino, guarda che come siamo alle 11 e alle 8 e mezza le dai ora. È venuto a leggere la stufa da casa. Rimondo Arduino, grazie. Sandra, abbiamo fatto questo col cuore, non premiamo te perché non te lo meriti, perché ci hai abbandonati per un uomo. Ma con Vito Porri che si cantasse male così. No, dai, scherzo. Rimondo, grazie Sandra. Grazie. Anche perché hai fatto un bambino che è bellissimo. Ti auguro di dargli una solenina più presto, che ho bisogno di una terza canzone. Adesso tocca a te parlare, sì, tocca a te adesso, così tanto Betty e Maria si preparano. Vai. E allora, la compagnia, perché prendo tutti, abbiamo pensato di fare una cosa all'orchestra, penso che se lo meritino. Gli orchestrali, se vogliono accomodarsi giù, per favore. Questa è per Checco. Grazie. Vogliamo chiamare a Beppe. Beppe. Grazie. Beppe. Albert. Johnny. Lara. La Sara. La Sara. Non andatene. Un applauso. Gianni, il grande Friccio, eccolo qua. Federico, un uomo chiamato Cavallo, ve lo dirò dopo perché, grazie. Li chiamo io. Non dimentichiamoci che noi abbiamo bisogno di due persone per noi importanti, che sono Mattia e Vittorio, detto il Lupo, che vorremmo qua, perché sono state... E c'è anche un'altra persona che è Marco Chiri. Marco, quando può, lascia le sue donne per venire a darci una mano. Marco! Grazie di cuore, Marco, anche grazie a te. Ecco, e questa qua, sì. Noi vorremmo qua qualcuno della premiata ditta da Gambaro, perché c'è una targa che i fans della Checco e Vipenda hanno fatto per Gino e il ristorante del Gambaro, perciò basta un rappresentante, magari la signora, o Gino, perché Gino mi piacerebbe vedere, l'anno scorso eri ammalato Gino, quest'anno vorremmo vederti qua tra noi, spero ti arrivi il mio microfono fino in cucina e tu possa venire con la barba fatta come ce l'hai sempre, bello profumato da patatine fritte. Ecco, no, la signora. E Gino non mi ha detto solo. Dai, proprio comandi, Gino, dai. Vieni qua intanto. Facciamo un applauso, se siete stati contenti, io credo di sì, perché loro sono venuti tutta come
quindi l'ultimo presidente lo consegni anche a nome dell'orchestra. Sì, va bene. Te lo consegno con un super bacio. Grazie. E Gino dopo vengo a trovarmi. Grazie per quello che fate anche voi per la nostra orchestra. Molto gentile. Grazie. Grazie di cuore. Ci siamo, Arduino? E adesso vorrei la signora Katia Corsi in mazzucato. Ringraziato in inglese Arduino, in inglese, credo te lo meriti, dentro non c'è niente mai. La signorina Giulia. La Giulia sarebbe figlia di mia moglie. Sarebbe figlia di Katia, sì. E forse di Checo. Sì, esatto, io essendo molto in giro e avendo degli amici come Gastone, non so mai se si mi fioi o no. Guarda che te lo saluto una gamba. Grazie Giulia di essere mia figlia, grazie. Ho udito magari qualcuno che crede che ho capito. Hai finito Arduino? Allora amici cari, noi adesso ci prepariamo i nostri posti perché dovrebbero essere di questi pochi minuti per ringraziare le due persone che sono queste qui, le due femmine. Intanto ringrazio Sara perché quando è andata via Elena, che aspettavamo ricordo oggi ma troppi impegni mondani, Sara si è presa la briga di tirar su Lara che viene da Roncade, la città di Roncade, tuo papà ci tiene, la città di Roncade vicino a Treviso. Scomodina però, noi siamo contenti per quello che sta dando in questo momento, ma ringrazio pubblicamente Sara perché si sta impegnando moltissimo affinché lei non provi il moroso. Ricordo che la sfiga più grande per l'orchestra è stata quella di avere delle donne, sempre carine, che hanno anche loro bisogno di un compagno, ma tutte hanno trovato da fare molto presto. Cassandra Gasugaco si asugava quei bambuetti che al tempo là, forse a quest'ora non ci sarebbe Alberto, ma siamo contenti di come è andata la cosa. Poi la Elena invece si è messa a fare la missionaria del nuovo lavoro che sta intraprendendo adesso. Lara non è il fidanzato, Lara per adesso intende cantare, non trovare morosi, guarda che è stato papà e tua mamma, e lo dico qua, vabbè, per piacere almeno un anno. Sara mi raccomando non rimanere incinta tesoro prima di fare un telefono allo zio Checo. Ecco. Allora, volevo che tu ti presentassi, è la prima volta che hai davanti queste persone che noi conosciamo da tanti anni. Ti presenti, li ringrazi e di qualcosa sull'orchestra, sulla nuova orchestra della Checo Pipetti, ho scritto un foglio così. Devo ricordarmelo, sì. Vedo? Allora intanto saluta, vediamo come te la cavi, dai, facciamo questo giochino qua. Sì. Allora, niente di preparato, quindi sono parole un po' dette al momento. Sì. Allora, io ringrazio di cuore tutti i fans, ringrazio tutti gli amici di questa orchestra, devo dire che sono felice, ho una compagna che mi sta aiutando tanto, quindi tanto di cappello, ti ho ringraziato tanto e continuerò a farlo. Ringrazio Beppe Ceccato. Non si sa perché. Allora, perché mi sta aiutando a cantare. A cantare non solo. E quando fai la pausa a pranzo, cosa ti prepara Beppe? Mi prepara dei risotti fantastici. Grande cuoco. Se passate da Asego, mi ha telefonato Beppe dopo una settimana di prove, ha detto compra il mio vestito, ma non sta fame che venga a mangiare ancora a casa mia, perché no, ma effettivamente non sappiamo dove metti il mangiare. Oddio, sì, un po' si vede, però facciamo finta che di nulla, perché mi piace guardarti negli occhi. Allora Lara, ti abbiamo presentato quelle che sono le persone che ci danno la forza per andare avanti. Voglio da te questo, rispetto per queste persone come loro le danno a loro, va bene? Ecco. E invece Sara deve dire questa cosa qua, che è molto importante. Sì. Ecco, un sì, sappiate che un sì detto da Sara è tanto, perché quando lei è arrabbiata non neanche un sì. Perciò oggi sei allegrissima che hai detto un sì. Allora Sara, fammi una vita via lei. No, lei voleva dire che la cosa più bella è che adesso canta nella postazione vicino a Checo e perciò lei è soggetta alle mie carenze. Scusa, Sara. Quindi questo è il problema fondamentale, le tue mani.
dovremmo tagliarle, Katia. Vero. Cioè, mi dà ragione. Cosa c'è da Katia? No, che si impara, Katia. Andiamo adesso. Tra di noi, ma
spenderesti tutto solo per lei. Te la stringi forte al cuore e non ti fidi di nessuno, neanche della vita più caro che hai. Quando hai una donna, di lei sposi il bianco e nero, sali fino al cielo per un suo sì. Bye.
Prossima zio Beppe, ti ha chiuso il microfono, non hai parlato di pensione. Grazie Alberto, grazie e buona trasmissione. Grazie amici, e prima della maturità vorrei qua anche la Sandra, direi di tagliarci la quale abbiamo cominciato 4 anni fa e ha portato bene, spero, e grazie a voi, se andate ancora bene. E c'è una dedica speciale, buon compleanno a Cristiano, il più grande regalo della mia vita, dice la mamma. Cristiano, auguri da parte nostra. Senza amore, e un re senza regno,
Un buon ritorno, grazie ancora una volta.